Eccellenza Reverendissima, è con molta gioia e profonda emozione che in occasione di questa sua graditissima e sentitissima visita pastorale le porgo, a nome mio personale, dell'amministrazione comunale e di tutta la comunità di San Lazzaro, il più cordiale saluto di benvenuto. Le proverbiali doti di accoglienza, generosità e altruismo che vengono riconosciute ai San Lazzaresi saranno certamente la degna cornice per questo appuntamento tanto atteso da numerosi fedeli e dalla popolazione tutta. Ringrazio e saluto cordialmente il nostro parroco Don Luca e tutti i suoi collaboratori per l'impegno costante ed assiduo nelle molteplici attività del Ministero nel contesto della vita ecclesiale. C'è stata molta attesa per il suo arrivo. Attesa, mi permette di aggiungere, per il calore umano e il sentimento di vicinanza che saprà infondere nella nostra comunità. Attesa per il suo impegno e per i valori del suo messaggio pastorale, che sappiamo rivolgersi a tutti senza distinzioni di fede. Ci fa molto piacere poter discutere i problemi della nostra comunità nei suoi vari aspetti, desiderosi di ascoltare il contributo di idee che dalle sue parole potremo ricavare. I tempi sono in generale difficili. Difficilissimi per i nostri comuni, sempre più attanagliati dalle pesantissime difficoltà di cui lei, Eccellenza, si è sempre occupato con sensibilità, responsabilità, autorevolezza, testimoniando tutta la sua vicinanza alla comunità. Le cose migliori siamo riusciti a farle quando attorno ai valori positivi in cui crediamo abbiamo saputo unire la nostra gente. Si sente la necessità di costruire dei ponti. La famiglia e il lavoro oggi sono il nostro ponte dove cercare la fiducia nel futuro, anche se ogni giorno vediamo e condividiamo le difficoltà. Quello che stiamo vivendo è un momento non ordinario della nostra storia. Il nostro pensiero e il nostro impegno devono concentrarsi prevalentemente verso coloro che stanno pagando il prezzo più alto della crisi. A chi è senza lavoro prima di tutto, a tutte le persone e tutte le famiglie che stanno affrontando con grande dignità l'impoverimento che questa crisi continua a generare e ai giovani che vogliono e devono avere l'opportunità di poter progettare e costruire un futuro meno incerto. A loro deve essere rivolta un'attenzione particolare perché il momento storico con cui sono chiamati a misurarsi ha i tratti dell'eccezionalità e dare loro la possibilità di realizzare se stessi come donne, uomini, cittadini è la più importante e vitale missione che questo paese e la nostra città devono saper affrontare con decisione e generosità. San Lazzaro sta vivendo con grande compostezza la crisi e sta cercando di costruire le proprie risposte. Questa è una terra forte, ricca di umanità, di capacità, di lavoro, di intelligenza. Questa è una terra con tante risorse. Questa è una terra che non vuole arrendersi di fronte alle difficoltà del momento presente e non vuole rinunciare a progettare il futuro. Crediamo fermamente che uniti si possa migliorare lo stato delle cose, malgrado i problemi che tormentano il nostro vivere quotidiano. Chi ha un ruolo di guida deve avere un cuore soprattutto questo impegno, dare al futuro il respiro di un progetto e dunque dare concretezza alla speranza. Particolarmente in questi momenti si impone l'esigenza di un'alleanza etica tra istituzioni civili e religiose in grado di fronteggiare l'emergenza individualistica, le crescenti disuguaglianze sociali e la solitudine che ci attraversano e ci disgregano. Un'alleanza con l'obiettivo di ridisegnare l'orizzonte di un riconquistato senso di appartenenza spirituale e materiale, quali elementi che proprio in questo territorio trovano piena convergenza. Dobbiamo misurarci dunque con un presente complesso, ma nonostante tutto che sappia progettare promettenti e vere possibilità di crescita per i nostri figli e nipoti. La comunità cattolica rappresenta una parte fondamentale di quell'energia civile e civica a cui facevo riferimento. Esercita un importantissimo ruolo di stimolo al cambiamento nel pieno rispetto della dignità di tutti e di ciascuno. Credenti e non credenti, tradizione cristiana e pensiero laico sono chiamati oggi all'incontro e al dialogo per individuare ancora una volta il terreno comune sul quale fondare la convivenza. La sua visita pastorale, Eccellenza, ne sono certo, darà molto impulso per rendere ancora più fecondo questo incontro e questo dialogo necessari per meglio attraversare questi tempi di incertezza e di grandi cambiamenti. Il mio saluto di benvenuto si leva in rappresentanza di una città con molte criticità ma con grandi potenzialità, una città sofferente ma vitale, caratterizzata da un cuore
e protesa verso la definizione di un nuovo paradigma culturale, sociale ed economico in grado di poterla rilanciare. Solo un'unione delle varie realtà istituzionali e sociali, guidate dal connubio tra le espressioni civili e religiose, per proiettare il nostro territorio nel futuro attraverso un nuovo modello di sviluppo che ne esalti le vocazioni naturali. Voglio gradire a nome dell'intera comunità il più sentito e benevolo benvenuto. Buonasera a tutti, io ringrazio il sindaco, ringrazio tutti voi della vostra presenza, della accoglienza delle parole che mi ha rivolto. Vedete, la visita pastorale è un momento importante nella vita della Chiesa, perché permette al vescovo di incontrare la realtà, le comunità così come esse sono, di conoscere i lati positivi e negativi, ma dà anche la possibilità di avere un confronto che permetta di comprendere meglio le diversità che ci sono in questo territorio. I paesi che sto visitando non sono tutti uguali, hanno ognuno le sue caratteristiche e oggi quanto mai, appunto, queste le parole che ha detto il sindaco, ho sentito ripetermi da altri sindaci per molti motivi, con diverse accentuazioni, ritornano alcuni temi che non possono non coinvolgere profondamente la coscienza ecclesiale. Siccome si parla di cambiamento di modello di sviluppo, cambiamento di comunità, sono tutti temi di grande rilevanza e importanza che mettono in discussione una cosa che evidentemente la comunità cristiana interessa molto. E questa cosa è: qual è l'identità di queste comunità e cosa c'entra la cristianità, cosa c'entra la Chiesa cattolica con le comunità che vivono in questo territorio? In passato probabilmente non era così, non c'era la stessa consapevolezza che noi oggi abbiamo. E allora ecco, uno dei compiti della visita pastorale, della visita del Vescovo, è di ribadire davanti alle realtà del territorio, in questo caso alle istituzioni del territorio e a tutto il mondo della coscienza civica e civile di questo territorio, un desiderio, un intento, un orientamento che la comunità cristiana vuole avere. E allora ecco che i cristiani che vivono in questa comunità partecipano alla vita civile, quindi alla vita pubblica, con grande intensità. E che cosa vogliono e devono portare a questa comunità? Ecco, la prima cosa è questa, che i cristiani partecipano alla vita di questa comunità come cittadini e come cittadini desiderosi di pace e di giustizia, di solidarietà e di sussidiarietà. Il primo grande apporto che la comunità cristiana dà alla comunità civile è esattamente l'impegno morale dei componenti della comunità cristiana in ordine all'edificazione delle condizioni di pace di questa comunità. Certo, con le difficoltà che ci sono, ma questo è l'intento. Ogni cristiano deve vivere la costruzione della civitas con la profondità e la radicalità del compito della carità. Il cristiano trova giustificazione del suo impegno civile nella carità, che è una radicale testimonianza di amore addirittura fino alla morte. È una delle forme alte della carità, la partecipazione alla vita civile. Quindi l'intento della vita cristiana, del cristiano, nella vita comune, nella vita civile,
è esattamente quello di fare in modo che si possano compiere le condizioni di giustizia e di pace che sono quelle che noi conosciamo dopo l'anno giubilare della misericordia, presenti nelle cosiddette opere di misericordia, tanto a mangiare gli affamati e tanto a bere gli assetati. Addirittura il punto di vista cristiano è quello di privilegiare le situazioni di massima fragilità attraverso un atteggiamento di servizio amoroso che permetta la costruzione di un welfare sicuro, che non escluda nessuno. E credetemi, questo compito per i cristiani non è proprio così facile, così semplice. Però è molto importante sapere che la vita cristiana non si identifica con la pratica religiosa. La pratica religiosa è un aspetto della vita cristiana. La vita cristiana si identifica con la qualità buona della vita secondo il Vangelo, cioè con la vita di carità. Per i cristiani il giudizio finale sarà sulle opere di misericordia, non sulle opere di devozione. Il Signore ci giudicherà non se siamo andati a messa o meno, ma se avremo dato da mangiare, se avremo dato da bere, se avremo visitato i malati. Non può esserci vero autentico amore al prossimo, soprattutto quando non è gradito, se non c'è una profonda dimensione di carità per l'amore di Dio. Quindi tutto l'elemento della vita religiosa, della vita di devozione, serve per dare autenticità effettiva all'amore di Dio, che non può non esserci in un autentico amore per il prossimo. Quindi questo stimolo è molto forte ed è uno dei compiti forti della comunità cristiana. E questo spinge a un atteggiamento di volontà di costruzione di senso civico attraverso un grande spirito di gratuità e perciò di trasparenza. Capite, sono valori molto forti che la comunità cristiana lega al suo essere legato alla manifestazione dell'amore di Dio per tutti gli uomini, che in Gesù si realizza, capite? Ovvio che questo è un compito difficile anche per i cristiani, quindi i nostri tradimenti sono purtroppo all'ordine del giorno, ma gli intendimenti devono essere chiari. Quindi il sindaco, se è cristiano, farà il sindaco, rendendo ragione a nostro Signore di quello che fa, non al Presidente della Repubblica. Non so se è chiaro. Sulle competenze, sulle modalità, ovvio, all'ordinamento civile, alla Costituzione, ma sull'autenticità della coscienza che ci mette, se la vede col Padre Eterno, che non è poco. Non so se è chiaro. Quando lui andrà su da Gesù e gli dice: avevo fame e non mi hai dato da mangiare, e lui dice: ma quando, Signore, che non lo sapevo? Quando è venuto quello lì che aveva bisogno di lavoro, non mi hai neanche riconosciuto. Vedete, quando apprendiamo dalla stampa episodi di corruzione nell'ambito pubblico, e magari vediamo che queste persone sono anche cristiani, è una smentita bruciante questa. Perché il cristiano deve fare il suo lavoro, il suo servizio, con atteggiamento di gratuità, non per il suo interesse. Il suo vero interesse è la giustizia. E questo rinvia alla fine, capite? Ora, questo cammino di conversione sotteso a una buona testimonianza di vita sociale è esattamente il più importante apporto che i cristiani danno alla comunità civile. Certo, nel rispetto delle forme che la democrazia si dà, e quindi nel rispetto anche del pluralismo degli orientamenti etici e degli orientamenti culturali, religiosi, ideologici che in una comunità ci sono. Cioè, non dobbiamo costringere tutti a diventare cristiani, però dobbiamo collaborare perché tutti insieme si costruiscono quelle condizioni di pace e di rispetto reciproco che possiamo effettivamente mettere in campo.
E quanto più la cultura della gratuità e del servizio aumenta, tanto più il livello di civiltà cresce. Non so se... ecco. Questo è il primo e più importante contributo che la comunità cristiana deve dare alla comunità civile. Tenendo conto di una cosa che, vedete, è il compito della testimonianza della buona vita cristiana. Che differenza c'è tra un papà e una mamma cristiani e un papà e una mamma non cristiani? Al di là delle differenze di pratica religiosa, evidente, chiaro. È la qualità di dedizione al bene che dovrebbe fare la differenza. Se fosse invece semplicemente la diversità di pratica religiosa, dico subito, è troppo poco. È troppo poco. E allora, ecco, voglio dire, questo compito che in questo tempo di Quaresima, a maggior ragione, ci viene ribadito e ci viene riproposto sulle condizioni fondamentali perché ciò accada, cioè se vuoi davvero vivere la giustizia devi cambiare il tuo cuore, devi riconoscere i tuoi peccati, devi fare un cammino di conversione per non peccare più, devi metterti in gioco tu, fino in fondo. Ecco, questi atteggiamenti di spiritualità, di profondità, di sapienza, fanno parte della testimonianza cristiana. Ma questi sono anche i contributi più importanti che il cristiano può dare alla vita civile, alla vita sociale, sia nelle istituzioni, sia nel volontariato, sia in tutte quelle condizioni che permettono a una comunità di vedere assolte tutte quelle condizioni che permettono alla comunità di vivere bene, no? Vedete, un cristiano che fa protezione civile o che fa Croce Rossa lo fa perché è suo desiderio testimoniare la carità attraverso quel servizio fondamentale per la vita degli altri e fondamentale per il buon andamento della vita pubblica, della vita civile, capite? Ecco, questo è il primo elemento. Insomma, un buon cittadino cristiano è un santo. È un santo, è santo se si sforza di vivere da buon cittadino. Certo, teoricamente parlando, ci possono essere delle condizioni dove, per esempio, gli ordinamenti pubblici possono drasticamente contrastare con gli orientamenti ideali del cristiano. Sono capitate queste cose. In genere queste situazioni determinano la persecuzione, perché determinano la resistenza da parte del cristiano a certe posizioni. Il più delle volte però in un contesto democratico questo non avviene, la persecuzione, perlomeno in maniera manifesta, attraverso il confronto della mediazione democratica. E comunque anche questa è una grande opera di testimonianze che si può e si deve dare. C'è poi un'altra forma di presenza della vita cristiana nella vita civile, che è quella però della istituzione ecclesiastica. Cioè non ci sono solo le persone cristiane, ci sono anche le istituzioni, per esempio la parrocchia è un'istituzione. È ovvio che qui il confronto istituzionale può essere un momentino anche più articolato e anche magari spigoloso, proprio perché non si tratta solo di un atteggiamento personale che può attendere i tempi lunghi o può anche chinare il capo e dire va bene, sopporto. Quando c'è un'istituzione, è un'istituzione e quindi deve essere sottoposta al gioco dei diritti e dei doveri che sono tipici dell'istituzione. Ecco, voi sapete che in Italia, per via anche del concordato, l'ambito giuridico di riferimento alle cose delle istituzioni ecclesiastiche è quello dei tre ordinamenti di diritto. Il primo è il diritto canonico, cioè la regola interna alla Chiesa. Per la Chiesa si è dato un ordinamento giuridico, che è quel che è regolato dal codice di diritto canonico, che permette alle comunità cristiane, alle istituzioni cristiane cattoliche di essere coerenti con la tradizione e col Vangelo.
Poi c'è evidentemente l'ambito del diritto civile e penale, quello a cui sottostanno tutti i cittadini, e poi c'è l'ambito, il terzo, del diritto ecclesiastico, che per lo più è sconosciuto, però c'è. Cioè è quell'insieme di norme e quell'ordinamento giuridico che tiene conto della diversità del diritto civile, penale e diritto canonico. E che regola quindi la materia mista, come si dice, con dei parametri che sono quelli che questo tipo di diritto stabilisce. Per farmi capire,
tecnologia ha inventato un sacco di cose. Queste cose alterano l'equilibrio ambientale. Ora, alterare l'equilibrio ambientale in una forma di economia e di attività lavorativa che si basa sulle ingiustizie sociali è un disastro. Quindi uno dei criteri di corretta ecologia è quello di permettere lo sviluppo e il progresso per tutti, perché manchi anche di avere un pianeta rovinato per 100 milioni di uomini che stanno benissimo, ma 7 miliardi muoiono. Scusate, mi rovini anche il pianeta, ti so dire. Ecco, questa interconnessione tra la dimensione della giustizia sociale e della salvaguardia del creato è uno dei grandi temi che il Papa svolge in questa enciclica. Per salvaguardare questo intreccio è necessario sviluppare alcuni atteggiamenti che l'enciclica propone, uno dei quali è il superamento della visione solo strumentale dei beni della terra. Cioè l'uomo, soprattutto l'uomo occidentale, tende a vedere la terra come un'immensa cava di materie prime che gli servono per quello che lui ritiene opportuno usare. E quindi non c'è il minimo rispetto del significato simbolico che le cose, le piante e gli animali hanno, indipendentemente dalla fruibilità da parte dell'uomo. Non so se lo dico molto, molto rapidamente. Quindi da un lato lo sviluppo della dimensione contemplativa ed estetica del mondo, che l'uomo oggi tende a non avere. La seconda è che i processi industriali, finanziari e tecnologici esasperano l'atteggiamento strumentale e utilitarista dell'uomo e quindi disprezzano le regole dell'ecosistema. E le conseguenze sono sotto gli occhi. Siccome la complessità biologica del nostro organismo non dipende dai processi industriali e finanziari, ci accorgiamo che effettivamente noi abbiamo maltrattato l'ambiente e stiamo uccidendo noi stessi. Ecco, questi sono dei criteri che l'enciclica propone. Quindi, la salvaguardia ambientale e la custodia del creato diventano dei temi di base della giustizia sociale, perché finiscono di toccare quelle condizioni di vita e di sopravvivenza senza le quali l'uomo non può vivere. Allora, la prima giustizia che bisogna garantire alle persone è che possano vivere. E allora questo diventa un tema estremamente importante. In seconda battuta, bisogna fare in modo che ci siano delle regole morali alla progettazione tecnologica e finanziaria e non invece lasciarsi andare irresponsabilmente nel dire proviamo si può. Ci sono perciò dei processi che possono essere morigerati in virtù appunto della salvaguardia di valori più grandi. Quindi anche il concetto di sviluppo andrebbe sottoposto a valutazione. Non solo, ma c'è un aspetto che francamente il Papa cita di striscio e non approfondisce, o meglio, lo afferma in modo forte nella prima parte del testo, ma non lo sviluppa nel senso che sto dicendo, e che è la presa in carico di quella che viene chiamata oggi l'orma o l'impronta ecologica. Vedete, nell'ecosistema complessivo del mondo, l'uomo sta comportandosi come il cancro nei confronti dell'organismo. Tende a sviluppare se stesso finendo di uccidere l'organismo che lo ospita, come fa il cancro. È una forma di vita che si autoalimenta utilizzando
le risorse vitali dell'organismo che lo ospita. Solo che arriva un certo punto che l'organismo che lo ospita muore e con lui muore anche il campo. Ecco, l'uomo sta facendo così perché? Perché le possibilità di invasione ambientale sono notevolmente aumentate dal suo regime di vita e dai mezzi tecnologici che glielo consentono. Vedete, viene chiamata impronta ambientale quell'indice misurato con dei criteri che possono sembrare un po' stravaganti, ma sono la quantità di CO2 prodotta da un certo tipo di procedimento produttivo, a cui corrispondono x chilometri quadrati di terreno ecologicamente puro per integrarlo. Quindi, di fatto, la produzione dei gas serra diventa il criterio primo della individuazione dell'unità di misura dell'impronta ambientale. Precedentemente invece erano i metri o i chilometri quadrati che ci volevano di terreno non inquinato. Vabbè, sono sistemi, se volete, anche un po' arcaici per misurare questa cosa. Ma che cosa vuol dire? Vuol dire una cosa molto semplice, vedete. Ciascuno di noi, nel suo stile di vita, utilizza l'ambiente, modifica l'ambiente in maniera molto importante. Faccio qualche esempio. Quanta acqua potabile utilizziamo noi per lavarci, per i servizi igienici e per queste cose qui? In un regime di vita diverso ne utilizzeremo molta meno. Quanto combustibile consumiamo noi per spostarci, per produrre e per scaldare? 70 anni fa se ne consumava molto meno. Per vestirci, le comunicazioni, voi non avete idea di quanta energia consumano le nostre comunicazioni, gli spostamenti. Allora, vedete, uno di noi 60 anni fa rimaneva qui in San Lazzaro e usciva solo quando si sposava. Tutte le migliaia di tonnellate di CO2 prodotta per spostarci non esistevano, non erano considerate così, era un'impronta ecologica più piccola. Un bambino che nasce in Senegal e magari muore a 30 anni senza spostarsi, senza il riscaldamento, col vestito che è quello che è, cosa deteriora l'ambiente? Un nostro bambino in 2 anni ha un'impronta ecologica molto più alta di quello di 30. Ora, vedete, questi criteri fanno sì che noi dobbiamo davvero preoccuparci del fatto che il nostro stile di vita ormai, se da un lato ci permette di avere un bel welfare, dall'altro ha un peso ambientale ormai insostenibile, o perlomeno deve diventare oggetto di seria considerazione. Mettere insieme queste esigenze, mettere insieme le esigenze della giustizia sociale per tutti, di modo che tutti abbiano un'impronta ecologica il più possibile ridotta, ma un benessere il più possibile ampio, è il problema del futuro, ed è il problema che noi abbiamo. Questo l'enciclica ci dice. Io qui che cosa vedo? Vedete, io sto girando un po' la Romagnina. San Lazzaro è in questo territorio in una condizione unica, proprio perché ha la raffineria. Voi spostatevi a Sartirana e vi accorgete che le condizioni generali di questo ambiente, di questo ecosistema, portano a una condizione economica di convivenza diversissima rispetto a qui.
È ovvio che una raffineria problemi ecologici li dà, è fuori discussione, dà anche problemi economici, risorse economiche. Ecco, qui bisogna effettivamente mettersi e fare dei ragionamenti, pensare, è un compito importante di questa collettività farsi carico di questa opportunità, ma anche di questa pericolosità, è fuori discussione. Ci sono poi anche altre situazioni che me ne parla uno che viene da un'altra provincia che non pensava che ci fossero problemi di questo tipo, cioè certi smaltimenti che qui vengono fatti, io non immaginavo ci fossero, invece ci sono, diventano un problema serio per questo tipo di territorio, che ha anche degli aspetti ecologicamente rilevanti nel fatto che prevalentemente esiste una monocultura. La biodiversità qui è stata quasi del tutto azzerata. È vero che la coltivazione rende questo territorio ecologicamente più sano rispetto a una città urbanizzata, evidentemente. Però rispetto all'ecosistema, alla molteplicità biologica e rispetto anche a tante altre situazioni di sviluppo economico, la vincola. Cioè, come tutte le cose, vedete, ci sono i pro e i contro, capite? Ecco, come fare a mettere insieme queste cose è una bella sfida. Ed è una bella sfida anche in ordine alla seconda domanda, come fare per i giovani. Vedete, prima, in passato, finché c'era lo sviluppo economico in Italia, era solo un problema di adattamento al lavoro, ma il lavoro c'era ed era sicuro. E le linee di sviluppo erano la mercé di coloro che ci mettevano creatività. Oggi le cose non sono più così. E a questo va aggiunto il fatto che la maggior parte dei luoghi di decisione e di potere hanno un ricambio sociale molto lento e quindi i giovani arrivano tardi. Vedete, l'allungamento della vita e anche delle buone condizioni di salute e di prestazione da parte delle persone fa sì che il ricambio anche aziendale è molto più lento, ma i giovani questo lo patiscono come un ingresso più tardo nell'adultità, quindi nell'esercizio del potere. Insomma, se l'età di previsione di morte è 60 anni, i giovani subentrano a quelli che muoiono molto più in fretta, c'è un ricambio molto più rapido. E le condizioni culturali generali dei giovani finiscono di condizionare lo sviluppo di quel territorio in maniera diversa. Noi invece abbiamo un percorso di modelli di sviluppo più dilatato perché è sostenuto dal mantenimento da parte delle persone per più tempo del loro modello di sviluppo. E questi sono tutti problemi che noi, certo, non possiamo uccidere i vecchi per far avanti i giovani, chiaro. Però probabilmente prevedere una diversa organizzazione del lavoro, una diversa organizzazione della vita sociale, eccetera, potrebbe trovare e darci qualche soluzione in più. La linea indicata è una linea prevalentemente, diciamo così, orientata ad indirizzare i giovani verso la cura delle persone e quindi delle relazioni. Però questo è solo un aspetto dell'economia, è un aspetto in crescita in tutto il mondo, ma ha un grossissimo problema. Dove trovare i soldi? E questo è il problema. Perché vedete, lo sviluppo della cura delle persone è pressoché infinito. Cioè non c'è solo la salute, c'è anche la cultura, c'è anche il divertimento. Possiamo sviluppare un sacco di lavori che permettono agli uomini di vivere meglio. Il problema è la sostenibilità economica di queste cose, capito? E questo è il punto piuttosto delicato da vedere. Cioè, concretamente, lo sviluppo del welfare da noi ha avuto grande incremento grazie soprattutto allo sviluppo del modello della socialdemocrazia che ha introdotto il welfare, appunto.
e ha introdotto il welfare utilizzando le risorse fiscali che venivano dal lavoro. Quasi tutta la tassazione, la previdenza è sul lavoro, o no? Uno va a lavorare, prende lo stipendio, paga le previdenze, paga le tasse, giusto? Questi soldi della fiscalità e della previdenza vengono poi utilizzati per sviluppare il lavoro e le cure. Ma se queste risorse si contraggono e i bisogni delle richieste aumentano, il sistema non si rende più. Allora, quel tipo di proposta finisce di privilegiare il fatto che, studiando bene quell'errore, si risparmia e si fa lavorare più persone nel fare quella roba lì. Impone la sobrietà ai nostri giovani in maniera un po' coatta. Sono i nostri problemi, io non ho la soluzione, però certamente questo è un tema importante. Io credo però anche che una sensibilità di giustizia sociale, di attenzione ambientale migliore, ma anche dell'elaborazione di processi produttivi e distributivi un pochettino più vicini alla mentalità dei giovani potrebbe anche aiutare in questo senso, sviluppando campi economici che adesso noi vediamo poco. Si parla di economia 2.0, oppure la smart city, tutte queste cose. Probabilmente anche questo potrebbe effettivamente portare qualche risultato, non saprei, però direi che questo è uno degli argomenti su cui bisogna riflettere, e riflettere qui però, tenendo conto per esempio che la presenza della raffineria comporta tutto un insieme di situazioni sociali sulle quali si può ragionare e intervenire. Ultima osservazione, soprattutto perché la raffineria è una grande azienda. La concezione generale che noi abbiamo dell'imprenditoria, e che secondo me va cambiata, è quella che non considera o considera troppo poco i costi sociali dell'impresa stessa. La dico con questa battuta: se un'azienda che produce scarpe, tanto per siamo vicino a noi, vuole delocalizzare ma in un'altra nazione dove c'è la manodopera che costa meno, noi magari diamo anche l'incentivo perché delocalizzi, di modo che aumenta la ricchezza, così. Io personalmente non governerò mai, state tranquilli. Quindi. Bene, se l'investimento che in Cina fai è di 100 milioni di euro, 100 milioni me li lasci qui e li investiamo subito nel sociale, altro che tu vai a fare i soldi là, col cavolo. Perché? Perché se tu non mi fai lavorare le persone qui, impoverisci tutto il territorio. Capito? Perché non c'è equilibrio nel conto della forza capitale rispetto all'attività complessiva del territorio. Cioè non mi basta che l'azienda abbia un fatturato così e un patrimonio così, perché poi quello se lo spende dove e come vuole lui. Capito? E se mi impoverisce le persone e qui il mercato si deprime, come appunto i consumi vanno giù, e qui vado in povertà. Cosa mi interessa di quell'impresario lì, quell'industriale lì, poi lui invece i conti ce li ha tranquilli e sono buoni. Capito? Non so se è chiaro. Questi aspetti, e questi andrebbero anche estesi alla finanza, sono un po' deficitari nel nostro modo complessivo di pensare allo sviluppo. Qui bisognerebbe pensarci un po' di più. Non saprei dire come, ma bisognerebbe pensarci un po' di più. Ecco, è chiaro che una impresa così importante come quella che c'è qui, ripeto, è sotto gli occhi di tutti. Se vai, a Medie, non c'è la raffineria, non ci sono questi problemi, non ci sono queste risorse. Quindi qui secondo me occorre proprio sviluppare una cultura e una politica di grande dialogo per creare opportunità di sviluppo non solo per l'azienda,
non solo per l'ambiente, ma anche per la società nel suo insieme. E questo credo che sia un compito importante, dedicato da svolgere, soprattutto per i giovani. Grazie. Altre domande? Grazie ancora.